Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Sono le 11:31. Mamma mia, la mattinata è praticamente volata, cioè non mi sono proprio resa conto dell'ora stamattina. Il fatto è che devo uscire perché devo fare un po' di commissioni. Dovrei passare anche da acqua e sapone perché ho finito tutto, cioè in questa casa finisce tutto insieme. Pensavo di andare da acqua e sapone anche perché mi serve l'ammorbidente e mi manca il mio Mon Amour e lo trovo solamente lì. O da acqua e sapone o quello grande, intendo. Quello grande, ma quello concentrato, non l'altro, quello da 3 litri. Lo trovo solo da acqua e sapone o al Bennet. In questi giorni sono contentissima perché non so se dal video un po' cioè riesco a trasmettervi questa cosa, però c'è una grandissima novità, come dire, non nella mia vita, nelle nostre vite, ecco, diciamo così, nelle nostre vite, perché i miei genitori hanno preso un cagnolino e siamo tutti follemente, ma follemente innamorati di Leo. Questo cane è un amore, c'è proprio un batuffolino, ma poi ti viene sempre voglia di coccolarlo perché proprio è troppo dolce, cioè veramente siamo innamorati. Mia madre lasciamo perdere, cioè mia madre è impazzita. Cioè, era da una vita che non vedevo mia madre, cioè, credo così. Cioè, proprio davvero non lo so, è cambiata, non... è impazzita veramente, nel senso buono. E quindi niente, questa è la grandissima e bellissima novità. Comunque, ho finito di prepararmi. Era da un sacco che non mi truccavo così. Vi faccio vedere quello che ho utilizzato. Ho messo un po' di gloss perché non ho messo niente sulle labbra. Il solito di Essence, che è praticamente finito. Solitamente metto sempre la matita. Ho il pennarello, ho comprato quello di Astra, ce l'ho in borsa. Pennarello labbra simile a quello di Kiko, però vi dico la verità, non mi fa impazzire, va via subito. Almeno sulle mie labbra non dura niente, dura più quello di Kiko. Allora, come blush sto utilizzando questa combo, blush liquido di Primark e blush, questo qua in polvere di Essence, della linea Blush Crush, colorazione 40. Purtroppo non ricordo la colorazione di questo qua di Primark perché non c'è scritto, e anche l'ultima volta quando l'ho acquistato non c'era scritta la colorazione, mi sono ricordata semplicemente del colore. Comunque ve l'ho mostrato nello scorso video, costa 5 euro e come vi dicevo lo sto usando insieme a questo blush in polvere, quindi prima metto questo qua liquido e poi lo vado a fissare con questo qua in polvere. Allora, da soli vi dico la verità, questi due blush non mi dicono nulla perché sono comunque, soprattutto questo qua di Essence, poco pigmentato, però voglio dire, l'ho pagato mi sembra 2,49 euro, quindi insomma non è che puoi pretendere chissà che cosa. Usati insieme invece sono bellissimi, bellissimi, infatti questa è la mia combo preferita. Sto usando questi due blush insieme ormai da diverso tempo, ed è una combo anche economica. No, 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 non rende. Non rende per niente. Combo di blush questa, poi come mascara sto utilizzando da diverso tempo ormai questo sempre di Essence, è diventato il mio preferito in assoluto. Prima usavo il Lash Princess, quello là nero e verde, ma non mi piace più, secondo me hanno cambiato qualcosa in quel mascara. Adesso sono passata a questo e cioè, questo mascara è fantastico, fantastico. Quando metto il fondotinta uso questo qua di Lovren che compro in farmacia, lo pago tipo 7, più 7 euro, adesso non ricordo, però sul sito costa di più e lo amo, cioè io questo prodotto ve lo consiglio tantissimo, fondotinta fantastico. Se cercate un fondotinta luminoso e idratante provate questo. Su pelle grassa non so perché con acido ialuronico, ma ve ne avevo già parlato. E come combo invece correttori questi due. Ma anche di questi ve ne ho già parlato. Il correttore pescato di ELF per correggere le occhiaie e poi questo di L'Oreal di Accor Parfait nella colorazione rosa porcellana. E vi ho fatto vedere quello che sto utilizzando, quello che ho utilizzato, perché a volte qualcuno mi scrive: Nicole, cosa stai usando? Quindi ogni tanto vi aggiorno. Ah, come cipria,
Sempre questa qua di Huda, che tra l'altro è quasi finita. Il punto che io amo questa cipria, anche qua dura una vita, ma l'ho quasi finita. E costa tanto. Cioè, io faccio tutto il make-up con prodotti magari che costano poco, mascara 3 euro, blush 2,49 euro, e poi vado a fissare tutto con una cipria da 50 euro. Cioè, mi sembra giusto, mi sembra giusto. È arrivata la degusta box di agosto. Non ricordo il tema della box. Guardo nelle mail. Tema pronti partenza via. Iniziamo con questo. È un estate detainato. L'hanno messo in questo sacchetto perché è un prodotto. Vedete, c'è scritto esclusivo solo per te. Hanno selezionato un piccolo gruppo di utenti a cui inviare questo prodotto. È appunto l'estate detenato al limone in collaborazione con i Pokémon. Bellissima questa bottiglietta. Scorsa volta avevo trovato sempre una bottiglietta fatta così, ma di tè aromatizzato, mi pare, alla camomilla. Buonissimo quello, mi è piaciuto un sacco, molto delicato. Oreo, questi li porterò a mia sorella perché lei è scematta per gli Oreo. Prezzo 1,19 euro, 154 grammi di prodotto. Poi di Alimenta panino rustico. Impasto della pizza con lievito madre, cotto su pietra, e dentro ci sono 3 pezzi. Prezzo 1,69 euro. È un prodotto versatile che può accompagnare carne, salumi, verdure e farciture cremose. Ideale come pasto sfizioso e goloso o come spuntino. È fatto con l'impasto della pizza, pretagliato e pronto per essere farcito a tuo piacimento. Poi un succo o una salsa. No, con aceto balsamico di Modena IGP. Sì, è una salsina. Nelle box troviamo spesso i condimenti di questa marca. Questo in particolare è il condimento pronto all'uso che porta l'essenza della cucina italiana direttamente a tavola, a base di aceto balsamico di Modena IGP, ideale per rendere piatti estivi più sfiziosi e rappresenta una soluzione pratica anche per i pasti fuori casa. Prezzo 1,99 euro. Io ho finito giusto ieri la crema di aceto balsamico. Quindi mi sa che la proverò subito. Non ci credo, ho trovato la pasta di garofalo a forma di. Avete presente il joystick della PlayStation? C'è la X, il triangolo, non mi ricordo come si chiamano. Comunque, questi. E Garofalo, appunto, ha creato questa pasta in collaborazione con PlayStation, cioè proprio a forma. Vedete, c'è la X, il triangolo. No, vabbè. Prezzo 1,49 euro, 500 grammi. Ispirato alle iconiche shapes di PlayStation, nasce Play to Play Your Pasta, l'esclusivo formato che unisce due mondi apparentemente diversi tra loro, quello della cucina e dei videogiochi. Io impazzisco per queste cose, cioè è semplicemente pasta, con una forma diversa dal solito, però non lo so, a me queste cose piacciono un sacco. Mix di olive denocciolate, gusto peperoncino e rosmarino di Madama Oliva. Prezzo 1,89 euro. Io ho trovato appunto questo al peperoncino e rosmarino, ma c'è anche la versione gusto arancia e finocchietto, olive verdi giganti, peperose e lime. Oppure ci sono anche i lumini. I lumini, certo. Oppure ci sono anche i lupini marinati con aceto. Poi di Velarte. Grissotti salati. Comunque questa box mi sta piacendo tantissimo, anche perché io sono più team salato. Questi costano 1,50 euro, 240 grammi. Sono grissini croccanti con un tocco salato, ideale per accompagnare i tuoi migliori piatti, insalate, hummus, guacamole. Vivi una delle migliori esperienze a tavola, condividi e divertiti. Andiamo avanti con queste caramelle di Chupa Chups, Melody Pops. Ah, sono quei fischietti. Io da piccola, cioè mia mamma da piccola ogni tanto me li comprava. Infatti c'è scritto 5 più. Sono quelle caramelle che hanno quella farina sotto che ti
tirate e diventa un fischietto, se non sbaglio. Sì, sì. 1,19 euro l'uno. Poi di Del Monte, no vabbè, questo mi ispira troppo. Dragon fruit e pera senza zuccheri aggiunti, irresistibilmente esotico. Cioè questo è un succo di frutta alla pera e dragon fruit, tra l'altro un frutto che io non ho mai mangiato. Lo vedo ogni tanto alla Coop, però appunto non l'ho mai mangiato. È molto bello perché è fucsia con tutte delle rubine sopra. Non lo so, è strano, molto strano, particolare come frutto, e dentro ha questa polpa bianca e tutti i semini neri. Cos'è questo? Un prodotto di alce nero. Andiamo a leggere, facciamo prima. Ceci neri lessati biologici, prezzo 2 euro. Si caratterizzano per le piccole dimensioni, la forma irregolare, la buccia scura e rugosa e un sapore più intenso e spiccato rispetto ai classici ceci bianchi. Non li ho mai mangiati. Una birra. Sì, ma una birra di Rigoni di Asiago. Questa è praticamente una birra bionda, biologica, non filtrata. 3,60 euro. Comunque questa box secondo me è molto molto carina, si chiama Birra Bionda 7 Teste, una birra artigianale di puro malto, biologica e caratterizzata da aromi che ricordano i profumi di monti fatti di prati, pascoli e boschi, erbe selvatiche e fiori odorosi. Ultimo prodotto, Brioche Gourmet, l'autentico pan brioche a fette. No vabbè, questo con la Nutella. Prodotto in Francia, vi dico il prezzo, 3,19 euro per 500 grammi di prodotto. Scopri questo generoso formato di pan brioche con fette già tagliate, compagne ideali di marmellate o creme spalmabili. Sì, in realtà anche con una buona marmellata, lo proverò sicuramente domani per colazione, oppure per merenda.
Leo! Saluta gli amici di YouTube! Ciao, io sono Leo, un cane dolcissimo. Ecco qua quello che vuole lui. Bravo! Stanco, eh? Sì. Sta morendo. Sei stanco? È stanco. Sei stanco? L'orecchio. Una passeggiata. Buongiorno, siamo al giorno dopo. Intanto sto guardando lì fuori perché mi sa che ha finito di diluviare finalmente. Questo tempo ultimamente è pazzo perché non dava pioggia e stanotte ha fatto un temporale assurdo e ha piovuto fino a stamattina. Infatti non abbiamo chiuso occhio perché tra tuoni, lampi, cioè si illuminava proprio la camera da letto e mi sono svegliata, ho guardato il telefono, erano tipo le 3:30 e boh, non ho più dormito. Sì, mi sono girata, ho chiuso gli occhi, ma io quando mi sveglio non riesco più, cioè difficilmente mi riaddormento. Ieri, come avrete visto, siamo andati al negozio di cose per animali per comprare alcune cose per Leo. Sì, lo sto già viziando tantissimo perché io ho comprato un giochino adatto, insomma, per i cuccioli. Poi ho preso una borraccia che serve per far bere il cane quando sei in giro. Davanti a una specie di, diciamo, ciotolina incorporata, schiacci il pulsante, si riempie d'acqua e il cane può bere tranquillamente da lì. E poi mia mamma doveva cambiare il collarino e gliel'ho regalato io. Quindi lo sto già viziando tantissimo, sì. Sono veramente tanto tanto affezionata a Leo perché è un cane veramente dolcissimo. Cioè, lo guardi e non riesci a non fargli le coccole, non lo so spiegare, ispira troppe coccole questo cane. Tra l'altro ieri sera è rimasto qui con noi, con me e Omar, è stato molto bravo. I miei chiaramente lo stanno abituando anche a stare da solo, però in modo graduale perché è cucciolo, però io mi offro volontaria. Per me può star benissimo anche qui con me, quando chiaramente sono a casa, non devo fare nulla. A me fa più che piacere. Sì, la verità è che sto cercando di convincere Omar perché vorrei tanto anch'io un cucciolo. Vabbè, mia mamma abita comunque vicino a casa mia, quindi posso andarci benissimo anche a piedi e vederlo tutte le volte che voglio, però io sono... Tante di voi a volte mi scrivono: Nicole, ma perché non ti prendi un cane? I cani ti cambiano la vita. In realtà io ho sempre avuto cani. Io da quando sono andata poi a convivere con Omar, boh, non ho più avuto cani, ma con i miei genitori sì. Ho avuto anche un coniglio e quindi so benissimo cosa si prova. Omar anche, perché anche lui ha sempre avuto cani, infatti adesso i suoi genitori hanno un pastore tedesco, quindi lo sappiamo molto bene ed è proprio questo il punto, che lo sappiamo molto bene. E Omar ha delle paure che comunque condivido anch'io e dobbiamo comunque essere d'accordo entrambi, perché comunque non vivo da sola, vivo con lui e le scelte comunque le prendiamo insieme e voglio che sia felice, insomma, anche lui. Però ci piacerebbe tantissimo, perché sia io che Omar amiamo veramente tantissimo i cani, però ci sono tante cose da prendere in considerazione, quindi ci penseremo. Comunque adesso mi metto ad editare un video, siccome stamattina non devo fare nulla, ne approfitto così mi porto un po' avanti. E poi, se ho voglia, pensavo di rifarmi le unghie, perché me le sto facendo io ultimamente. Le ho fatte bianche, semplice, con il semipermanente. E pensavo di rifarmele oggi, non lo so, vediamo. Anche perché
ho comprato questi adesivi per unghie di Hello Kitty, sono di Essence se vi interessa, li ho trovati proprio sul, come si chiama, sull'espositore dove ci sono i mascara, i trucchi, c'erano anche questi adesivi, fanno parte in realtà di una collezione di trucchi in collaborazione con Hello Kitty. E pensavo di appiccicarne qualcuno, magari sull'anulare, boh, non lo so. Dopo vedo. Comunque le unghie me le sto facendo da sola perché le sto facendo molto corte, altrimenti non riesco ad usare la tastiera del computer. E tanto dall'estetista le farei con i semi permanente così corte, e siccome ce l'ho a casa me le sto facendo io. Prima le facevo con il gel, quando andavo a rifare le unghie. Sono stata praticamente tutta la mattina al PC a montare video e fare cose. Adesso mi sto preparando il pranzo. Devo in realtà fare la spesa, cioè ho il frigo vuoto, ho finito tutto. Infatti mi preparo questi ravioli, mi sembra, ripieni di ricotta e spinaci. Io quando vado al mercato o al pastificio ne prendo sempre un po' di più. Così ricongelo e quando sono di fretta o quando non ho nulla, devo fare la spesa, butto in pentola direttamente così congelati, 5 minuti e sono pronti. Momento promo per Sweet Benefit, stamattina non ho preso l'integratore quindi lo faccio adesso. E vi do anche la promo del mese. Lo sapete, collaboro con questo brand ormai da diverso tempo e mi trovo benissimo con gli integratori sotto forma di orsetto gommoso. Vi ho parlato tantissimo dell'integratore Sleep con melatonina senza zucchero da prendere la sera prima di andare a dormire. Questi sono fantastici. Mi sono trovata benissimo con l'integratore Skin per la pelle, che adesso non posso farvi vedere, magari vi lascio una foto qua perché li ho terminati. Vi ho anche parlato di questo con la vitamina D, che per il momento ho sospeso. Poi ci sono queste due novità. Novità ovviamente per me. Questo è l'integratore con vitamina B6 e agnocasto per la sindrome premestruale. La vitamina B6 dovrebbe aiutare ad alleviare i dolori, infatti questo mese ho avuto pochissimo mal di pancia. Cioè un mal di pancia proprio sopportabile. Anche a livello mentale, devo dire, ho notato miglioramenti, nel senso che questo mese sono stata più tranquilla. Ecco, di solito sono super nervosa, una pazza, ok? Una pazza. E poi ci sono questi al collagene e acido ialuronico. Ormai, insomma, lo saprete, io nei video ogni tanto ripeto le cose perché so che comunque non tutti magari riescono a seguire tutti i video. Ci sono magari persone nuove che guardano i miei video. Un anno e mezzo fa più o meno ho iniziato ad assumere un farmaco per un problema di salute che ha tanti effetti collaterali, tra cui secchezza, cioè mi rende i capelli e la pelle molto molto secca. Io mi prendo molto cura della mia pelle, cerco di usare i prodotti giusti per me, però si sa, le creme aiutano ma fino ad un certo punto. Io avevo proprio bisogno di un integratore, infatti per 3 mesetti ho preso l'integratore Skin, vi lascio la foto qui, mi sono trovata molto bene, però volevo qualcosa di più strong in vista dell'arrivo, insomma, della stagione più fredda. Infatti ho preso questi al collagene e acido ialuronico. Dentro c'è appunto collagene brevettato, acido ialuronico, coenzima Q10, vitamina C e vitamina E. Sono senza zucchero, dolcificati con stevia e la dose consigliata è di 4 orsetti al giorno. Non vedo l'ora di iniziare questo integratore, poi più avanti vi aggiornerò. Già con l'integratore Skin avevo notato un grande miglioramento sulla mia pelle, infatti ve ne avevo parlato. Adesso sono curiosa di provare questi al collagene, quindi un pochino più strong. Questi tra l'altro sono adatti anche per pelli più mature. Come al solito vi lascio in descrizione la promo, il codice sconto e il link che vi porterà direttamente al sito con la promo già inserita.